Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Scusate il tono di voce, ma veramente purtroppo l'influenza mi sta letteralmente distruggendo, per cui purtroppo non riesco a migliorare questo tono di voce, però ci tenevo a registrare, anche se in realtà quello che state sentendo adesso è un post commentario. È un post commentario perché io ho già pullato. Ho pullato questa mattina, qui vi sto facendo vedere innanzitutto le informazioni del rework di Kimari e ovviamente ho pullato per tentare di ottenere la sua LD. Ovviamente sono stati inseriti nel gioco anche la possibilità di acquistare il costume di Yuna e la possibilità di acquistare anche il costume di Noel. In più le gemme scontate al solito che vengono inserite ogni tot. Parliamo un po' di Kimari mentre adesso andranno i ticket. Avevo intenzione di buttarne un centinaio di ticket. Poi successivamente, vedendo il lavoro che comunque c'è stato dietro a Kimari, mi sono deciso a fermarmi a qualcosina in meno. Infatti ho cominciato a tirare i ticket, però non avevo idea di quanti ne avrei utilizzati. Ho iniziato e poi ho detto magari mi fermo sui 150 ticket, in modo tale da poterne tirare un 70-75 ticket circa, che comunque come cifra non sono niente male. Parliamo di Kimari. Kimari, ha avuto questo rework che comunque gli ha permesso di potenziarsi un pochettino per quanto riguarda i danni e per quanto riguarda anche il limite di overflow. Però, diciamo, c'è stata in generale una grande delusione, per questo personaggio perché con il rework si pensava a un qualcosa di più grosso. Purtroppo Kimari è rimasto abbastanza, diciamo, è rimasto abbastanza standard con i suoi, diciamo, con i suoi buff. La cosa che da sottolineare un po' meglio è il fatto che sia stato migliorato il buff della sua CS68, ovvero l'aumento del max bravery e dell'attacco del party, quindi il buff aura, che comunque aumenta dal 10%, se non sbaglio adesso diventa un qualcosa di più. Le cifre di preciso non le so. Però è stato migliorato e comunque è stato migliorato tantissimo. È stato migliorato questo suo buff che comunque adesso consente di avere una percentuale più alta. Per quanto riguarda il resto, anche gli attacchi sono stati un pochettino migliorati. Adesso il massimo overflow che si può ottenere tramite questi attacchi varia dal 120% con l'attacco della 15 CP, e poi, se non sbaglio, anche il 120% per quanto riguarda, no, cioè il 180% per quanto riguarda la 35 CP. Per quanto riguarda la Hex non è stato cambiato nulla, quindi la Hex è rimasta identica a quella di prima. E diciamo che questa è una cosa che già un pochino ti mette un po'. Ti spiazza, ti lascia un pochettino così, abbastanza spiazzato. Mentre invece la LD, la Giant Spear, permette di utilizzare l'attacco White Wind. Diciamo che questo attacco in realtà è abbastanza interessante perché Kimari, grazie a questa LD, cura tantissimi HP, circa almeno il mio cura. Anzi, se facessi un calcolo, o per meglio dire, se dovessi calcolare in base al mio personaggio, dovrebbe curare all'incirca 12K-13K, perché comunque è un calcolo abbastanza particolare, quello che si può, diciamo, è un calcolo abbastanza particolare. Permette
comunque diciamo, permette comunque il recupero degli alleati, degli HP degli alleati in base al proprio attacco. Quindi per questo io per Chimari ho comunque un triplo 108, per cui riesco a curare praticamente il massimo. Si permette l'ottenimento del 150% di overflow per quanto riguarda il max bravery, con l'attacco ovviamente che poi segue, che sono praticamente 6 hit ranged brave più HP attack. Mentre invece, qualora noi dovessimo avere full HP o comunque un tot di HP durante tutto il party, il brave overflow aumenta al 200%. Quindi dipende, è un attacco che comunque varia, quindi si può ottenere o il 150% di max brave overflow per quanto riguarda l'attacco, oppure il 200%, in base ovviamente a quanti HP abbiamo noi, a quanti HP deve recuperare grazie a questa LD, eccetera, eccetera. La cosa buona è che garantisce un nuovo buff unico. E un'altra cosa interessante è praticamente la possibilità di estendere i buff esistenti. Quindi Chimari, grazie appunto a questa LD, estende i buff già esistenti. E questa è una cosa interessante, perché comunque può essere utilizzato in team appunto per estendere i buff e permettere una longevità a quelli che sono i buff specialmente di Hardin, che sappiamo benissimo come funzionano. Il buff unico che Chimari prende tramite la sua LD si chiama Gagazet Wind, che permette a tutti gli alleati di avere Int Brave Up, Attacco Up, HP Regen e Brave Regen. Quindi diciamo che sono dei buoni buff, dei buoni boost per quanto riguarda il team. L'unica particolarità è soltanto il Brave Regen, che varia in base appunto cambia in base agli HP che possiede in quel momento il personaggio. Mentre invece l'Int Brave Up e l'Attacco Up sono fissi e le loro percentuali purtroppo al momento non le ho a disposizione. Però comunque il fatto di avere la possibilità di aumentare l'attacco, di aumentare l'int brave, diciamo non è male, non è assolutamente male. Considerando il fatto che anche diciamo, il suo buff del CS68, ovvero che se non sbaglio quando dà un debuff all'avversario aumenta attacco e max bravery del party, di tutto il party, quindi un buff aura, è decisamente buono. Lo dovrei provare in giro, dovrei avere la possibilità appunto di trovare quello che è necessario, però come potete vedere ho trovato la sua LD, quindi fortunatamente l'ho trovata nei ticket che mi ero predisposto, l'ho trovata nei ticket che mi ero prefissato. Quindi adesso sicuramente farò qualche test, sicuramente lo andrò a provare in giro e vedrò effettivamente come sfruttarlo, se è possibile da sfruttare. Ovviamente cercavo la burst di Hardin, cosa che purtroppo non sono riuscito ad ottenere, e quindi per il momento mi devo accontentare qui. Accumulerò adesso gli altri ticket per Edward, quindi quella sarà la mia ultima chance di veramente ottenere Hardin. Perché oltre quella non penso di poter fare altro, dovrò poi necessariamente prenderla con i token. Detto questo, io vi ringrazio, spero che il video al solito vi possa essere piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere like, io vi ringrazio ancora una volta e ci becchiamo alla prossima. Thank you.